fondo per andare a segno, ancora, ancora. Dal titolo mondiale arriva la 45esima stoccata, Italia che sconfigge gli Stati Uniti. Eccoci qua, benvenuta, che grazie. Piacere incontrarti ed essere in tua compagnia. Allora, quelle che avete appena visto sono le immagini dei mondiali di scherma che si sono svolti in Egitto nel 2022. Lei è Arianna Errigo, schermitrice portabandiera dell'Italia alle prossime Olimpiadi di Parigi, vincitrice di 3 medaglie olimpiche, 10 campionati mondiali, 12 campionati europei. Queste medaglie che vedete però hanno una particolarità rispetto alle altre. Infatti Arianna ha vinto queste medaglie in attesa di 2 splendidi gemelli. Questa è una storia molto bella e molto tenera, una favola dei giorni nostri che vi racconteremo dando il benvenuto proprio alla protagonista. E allora Arianna e Errigo, benvenuta alla prima puntata di Uno Mattina Estate. Grazie mille. Tra l'altro mi emoziona molto la tua presenza, intanto per quella che è la tua storia, ma anche perché mi posso ritenere, sono stato per qualche anno, un collega, perché io ho prestato il servizio militare nell'Arma dei Carabinieri nel 1992 e quando dal bandiera gialla di Rimini ho partecipato a quel programma che mi fece passare un po' dal hobby al semiprofessionismo, mi arrivava il permesso dal comando generale per andare a fare le prove e poi anche la diretta della trasmissione. Quindi fra colleghi ci capiamo. Se non avessi avuto già allora velleità artistiche, devo dirti la verità, forse a torto, probabilmente avrei fatto anche la rafferma. Ma comunque parliamo di te. Molti giornali l'hanno definito il miracolo del Cairo. Allora inizierei proprio da qui, quando al Mondiale in Egitto tu hai vinto 2 medaglie d'oro e 1 d'argento con in grembo i tuoi gemelli. Ecco, mi puoi raccontare che cosa ha rappresentato per te questa conquista e quella condizione che vivevi in quel momento, che è una delle più belle per la donna, quanto ha influito in quel risultato? Beh, io ho scoperto di essere incinta 10 giorni prima, durante il ritiro premondiale, che eravamo a Roma. Mi sentivo strana, avevo avuto delle avvisaglie, quindi ho fatto il test, positivo, chiamo il dottore, ho detto sicuramente non mi manderà a fare un mondiale di scherma. Lo chiamo e appunto dico che sono incinta e quindi insomma cosa dovevo fare, e mi dice, io ho detto fra 10 giorni ho il mondiale, immagino che io non possa partire. Complimenti per la bellissima famiglia. Grazie. Il coraggio premia nella bellezza e nei risultati, anche con tuo marito, insomma formate una bellissima coppia. E quindi niente, invece mi dice tranquilla, è ancora troppo presto. E io dico, ma è un mondiale, cioè io tensione, posso cadere, nessun problema, vai tranquilla, se qualcosa dovesse andare storto non è perché hai fatto il mondiale, vai tranquilla. Certo. E da lì l'ho vissuto felice, ero contenta di farlo, ero contenta di essere incinta, ancora non sapevo che erano appunto 2 bambini, non 1. E quindi me la sono goduta. E diciamo che il medico si è preso una bella responsabilità, però anche tu ti sei presa la responsabilità, hai avuto un grande coraggio, no? E il coraggio anche di chi pratica lo sport, ci vuole molto coraggio per affrontare poi la competizione, perché oltre ai danni, fra virgolette, che possono scaturire dall'uso dell'oggetto, ora ne parleremo anche di quali sono i vostri oggetti con cui praticate lo sport, ma ci sono anche dei movimenti, degli scossoni sulla pedana molto forti. Ma ti dirò di più, noi avevamo già perso un bambino, quindi ti dico, eravamo anche in un momento particolare, quindi a maggior ragione ero sicura che non sarebbe successo niente, quindi, o comunque non sarebbe dipeso da una gara di scherma. Comunque lì in Egitto, diciamo, in qualche modo è stata una lotta impari, perché avete combattuto, si dice così, sì, combattuto? Sì. Avete combattuto 3-1. 3-1, è vero. 2 gemelli, tu dall'altra parte, quindi eri destinata a vincere comunque. È vero, hai ragione. Allenamenti molto duri, ma forse è solo così che si arriva a tagliare dei traguardi così importanti.
Noi abbiamo trascorso una giornata intera con te per seguire quella che è la tua routine quotidiana. A questo punto in vista delle Olimpiadi di Parigi. Allora ha realizzato per noi questo servizio Andrea Vincenzone. Quando abbasso la maschera mi sento bene. Il bello della scherma è che è molto istintiva. Per quanto sia molto strategica, che sono due cose che vanno un po' in contrasto, dall'altra parte è molto istintiva. E quindi poi quando ti metti la maschera non devi più pensare a niente. Questo sport è molto imprevedibile. Ogni avversario è completamente diverso e quindi devi lavorare su tanti aspetti, perché ognuno di noi ha una scherma diversa, una preparazione fisica diversa e quindi ogni assalto è veramente una gara a sé. La concentrazione, diciamo che per noi è la parte più difficile, perché una nostra gara dura magari dalle 9 del mattino fino alla sera, con magari 6 incontri. Si impara facendoti magari aiutare da uno psicologo dello sport, da un mental coach, dall'esperienza, da quello che magari hai vissuto e quindi sai come gestirlo in maniera diversa. Però la testa nel nostro sport fa tanto, perché in una manciata di secondi ti giochi tutto. Ancora mi diverto tanto. Amo competere, amo mettermi in gioco, amo le sfide. Ogni gara è un regalo che mi faccio. E andrò avanti fin quando il mio corpo me lo permetterà e fin quando io continuerò a divertirmi. È un'immagine veramente che scalda il cuore, veramente stupendi, ma complimenti. Grazie. Complimenti davvero, perché è con questo impegno che poi si riescono a raggiungere i risultati che hai raggiunto. A partire da 16 anni in Bulgaria, è lì che hai vinto il primo campionato del mondo. Che ti ricordi? Beh, la prima esperienza importante ed è stata una gioia immensa, perché è quando raggiungi quel tipo di risultato che inizi a crederci davvero. Senti, ovviamente hai dovuto rinunciare anche a molte cose, no? Che riguardanti la tua spensieratezza, la tua giovinezza. Però, ecco, come si riesce a sopperire a questa mancanza? Che cosa ti spinge a dire, vabbè, magari faccio una vita diversa rispetto ad altri ragazzi, però... Sì, l'adolescenza è stata particolare, perché non era uguale a quella... Abbiamo sentito anche, per esempio, il racconto di Yannick Sinner, no? In questo senso. Però le emozioni che provi in pedana e quando vinci una gara non sono paragonabili a niente, ed è quello che comunque ti fa andare in palestra, ti fa andare avanti anche se sei stanco, anche se non esci il sabato con gli amici, anche se fai una vita completamente differente. Ecco, mi hanno detto che tra l'altro finita la partecipazione qua da noi, tu andrai ad allenarti. Sì, infatti sì, è venuta con la tuta, con la tuta dei carabinieri, è venuta, e perché giustamente non si rinuncia agli orari che sono prestabiliti, abbiamo detto la routine quotidiana. Dunque c'è da dire una cosa molto importante, che quest'anno avrai l'onore di essere insieme a Gianmarco Tamberi la portabandiera della nostra nazionale. Quando ti è stata comunicata questa situazione, questo incarico, diciamo così, che cosa hai provato? Allora, ho pianto, perché è stata un'emozione fortissima, non me l'aspettavo. E che dire, cioè essere portabandiera alla mia quarta Olimpiade da mamma di due gemelli è un sogno. Sarà bellissimo, mi vorrò godere questa Olimpiade al massimo. Immagino. Come sarà bellissimo per noi ricevere un video saluto anche da Tamberi, mi raccomando, lo aspettiamo, noi abbiamo cominciato oggi, quindi ti aspettiamo. Adesso, a proposito di saluti, guarda chi ti saluta. Ciao Ari, tu lo sai quanto io sia contenta di questo grandissimo ruolo che avrai di portabandiera, ti faccio un grande in bocca al lupo e sono certo che sarai una portabandiera fantastica. Un bacione grande, ciao ciao! La grande Margherita Granbassi, che rapporto hai con lei e con le tue compagne di squadra della nazionale? Vabbè, con Margherita sono stata anche compagna di nazionale, ovviamente, e abbiamo fatto insieme l'ultimo mondiale nel 2009, per me era il mio primo mondiale assoluto, quindi per me loro sono sempre state, le ho sempre ammirate,
prima dalla televisione, poi ho avuto la fortuna di confrontarmi. E, bellissimo questo. E per me loro sono state un modo per crescere e per capire come si diventa campionessa. Senti, noi vogliamo conoscere veramente tutto di questa disciplina così nobile, così preziosa anche. La differenza fra fioretto, sciabola e spada? Allora, la differenza è sicuramente nell'arma, che è diversa. Poi il fioretto e la spada si colpisce di punta, mentre la sciabola di taglio e controtaglio. E poi un'altra grandissima differenza è il bersaglio, perché il fioretto si può colpire solo il busto e la schiena, la spada tutto il corpo, quindi anche il piede, la maschera, e la sciabola dal busto in su. Quindi queste sono le... Fra i tuoi tifosi speciali, oltre ai bambini, che si chiamano i gemellini? Stefano e Mirea. Stefano e Mirea. Chi c'è anche fra i tuoi tifosi speciali? Beh, mio marito, la mia famiglia, i miei amici, ci sono tante persone, certo. Alla fine l'energia delle persone che ci vogliono bene ci accompagna. Assolutamente. Dicevamo che mancano 52 giorni a quest'anno, 53 giorni quest'anno a Parigi avrai due tifosi speciali, è così, a proposito di tifosi speciali, che proprio oggi festeggiano un anno e tre mesi. Esatto. E sono esatto, i tuoi bambini. Esatto. Noi ti facciamo tanti complimenti, tanti auguri, un abbraccio e mi raccomando, tenete alto l'onore e le sorti della vostra squadra. Grazie. Grazie per essere stato.